Ciao a tutti, sono Luca Ruggeri del team di Spinning TV e siamo qui per parlare della pesca dei soft shad, dell'utilizzo dei soft shad per la pesca al bass, ma chiaramente nelle misure più ridotte, utilizzabili tranquillamente anche per la pesca dei persico e degli altri predatori. In particolare troviamo diverse tipologie di soft shad, quelli con coda dritta, quindi gli straight tail, come ad esempio questi qua, che hanno questi particolari, hanno una colorazione molto simile al pesce foraggio. Hanno una coda piuttosto dritta, vedete, che emettono moltissime vibrazioni, abbastanza vibrazioni in caduta, ma diciamo sono ottimi anche per il recupero cercato, anche a galla. Poi abbiamo gli shad con la coda pala, come questo qua, per esempio, in questo caso, di dimensioni piuttosto piccole, questo è ottimo quando abbiamo del pesce pressato, che grazie appunto a questa coda a pala, in fase di recupero e in fase di caduta a seconda del peso, avremo un movimento di questo tipo, quindi la coda emetterà moltissime vibrazioni e sarà in grado di richiamare il pesce anche da distante. Questo è ottimo per i pesci in fase di attività. Poi abbiamo altre tipologie di shad, sempre con coda a pala, ma diciamo con coda a pala posizionate in modo differente. Vedete, questo qua ha una coda a pala piuttosto diagonale, mentre invece in questo caso abbiamo una coda a pala piuttosto dritta. In questo caso, lo shad di prima, quindi questo, avrà un movimento piuttosto rollante sul suo asse, non solo dritto, ma comunque sia che muove solo la coda a pala, ma piuttosto roteante. Invece in questo caso, con la coda di questo tipo, quindi con la coda dritta, riusciremo ad avere molto movimento anche laterale, in questo modo. In particolare questo shad è veramente utile perché oltre agli snodi che ha, quindi ottimo per essere recuperato e per essere anche lavorato con la testina piombata, può essere tagliato facilmente e ridotto di dimensione. Vedete, in questo caso da uno shad di 3 pollici passiamo a uno shad di 2 pollici e mezzo. Ed infine, in base alle caratteristiche dei soft shad, quindi dalla mescola dei quali sono composti, potremmo utilizzare, in questo caso parliamo di shad con coda a pala, potremmo utilizzare queste esche per diverse montature. Ad esempio, abbiamo shad formati, diciamo, costituiti con della gomma piuttosto dura, molto salata, come ad esempio questo, che hanno bisogno di piombature piuttosto consistenti per lavorare, quindi magari partendo da un quarto fino ad arrivare a piombature più pesanti. E shad piuttosto, diciamo, con coda piuttosto fina, con coda piuttosto diciamo sottile, che invece si muovono autonomamente. In questo caso, questo shad con coda molto molto sottile, oltre ad essere ottimo per recuperi regolari, è fantastico soprattutto da essere utilizzato spiombato. Infatti questa coda entra in, essendo molto sottile, entra in movimento con il solo peso dell'amo. Quindi quando noi andremo a lanciare vicino a una struttura, con il solo peso dell'amo da Texas, questo shad calerà verso il fondo con la nostra montatura e muoverà la sua coda. Questo è ottimo da pescare, soprattutto vicino alle strutture con piombature leggere, mentre invece uno shad tipo questo lo andremo ad utilizzare con piombature più pesanti. Questa è solo una breve introduzione per quanto riguarda questo fantastico mondo che sono i soft shad, le imitazioni di pesce foraggio, perché sono esche che si prestano veramente a tutti gli utilizzi, dal jig al Texas, alla testina piombata, al walkie, al Texas spiombato, cioè davvero a tutti gli utilizzi e sono in grado di regalarci catture veramente in qualsiasi occasione. Ecco, per adesso è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!